Benvenuto su Fiscal Time, rubrica tributaria del mio canale YouTube. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e fondatore di myaccounting.it. Per essere sempre aggiornato su contenuti utili alla tua impresa e necessari per la tua professione, lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. L'argomento di questo video è affrontato dalla dottoressa Alessia Caporali. Le STP, società tra professionisti, sono delle aggregazioni fra professioni protette. Quindi cosa intendiamo? Quei professionisti che sono iscritti a determinate categorie o elenchi, come gli avvocati, i commercialisti, i medici e quant'altro. Quindi non sarà mai un'attività imprenditoriale. È stato introdotto il nostro ordinamento nel 2011 e attuato nel 2013 e si va ad affiancare altre forme di aggregazione già esistenti, come ad esempio gli studi professionali o le società di ingegneria. Non è appunto una società riconosciuta dal codice civile, quindi non avremo una SRL, una SPA, un STP. No, è semplicemente una forma di aggregazione. Quali sono le caratteristiche principali? Uno, si è detto quindi professionisti iscritti ad elenchi o albi. È ammesso avere un socio non professionista? Sì, è possibile, ma sotto alcune condizioni. I soci non professionisti sono ad esempio quelle figure che sono consulenza tecnica oppure che fungono da investitori, quindi che finanziano la società, ma a condizione che comunque sia i due terzi delle decisioni, quindi la maggioranza in delibera, sia dei professionisti. Poi un vincolo importante è che un professionista non può essere iscritto a due STP, quindi è fatto questo vincolo, quindi in forma esclusiva i professionisti possono aderire solo a una STP. Inoltre va iscritta la società normalmente al registro imprese, ma anche all'apposito albo o ordine. Quali sono le forme che si possono adottare? Tutte quelle del codice civile, quindi una STP può essere società di persone, ma anche capitali, quindi un SRL, oppure una società cooperativa. E in questo caso i soci dovranno essere maggiore o uguale a 3. Può essere una forma monodisciplinare o pluridisciplinare, che significa che, ad esempio, più avvocati che si uniscono andranno a fare una monodisciplinare, cioè un'unica attività. Invece, se noi immaginiamo uno studio che, ad esempio, ha all'interno avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, in questo caso avremo pluridisciplinare e l'attività che verrà dichiarata come principale sarà quella che poi figurerà nel registro imprese. Le STP necessitano di un'assicurazione. Perché? Perché la responsabilità del socio verso terzi è comunque in capo all'azienda. Quindi, se il socio opera solo nell'STP, la copertura sarà sufficiente quella assicurativa dell'impresa che verrà richiesta al momento dell'atto costitutivo. Se invece il socio lavora anche in forma autonoma, avrà bisogno di una sua propria copertura assicurativa. Per quanto riguarda la tassazione, a livello di imposte seguiremo quello della forma che abbiamo scelto, quindi se ad esempio è una società di persone, la tassazione andrà in capo ai soci in base agli scaglioni IRPEF. Se invece abbiamo scelto un SRL, la tassazione sarà ai fini IRES. Per quanto invece riguarda la parte contributiva, è diverso, perché chi aderisce a elenchi e ad albi ha una propria cassa, quindi non è l'INPS. Ci saranno le casse specifiche, ad esempio gli avvocati hanno la cassa forense, i medici hanno l'ENPAM e così via. Il reddito quindi non va dichiarato in unico, va dichiarato alla cassa ed è la cassa che poi liquida i contributi. In un STP quindi avremo doppia necessità di comunicazione. Uno, in capo all'azienda, che dovrà dichiarare il volume d'affari su cui verrà calcolato il contributo integrativo, che però il versamento andrà comunque in capo al socio. Invece il socio dovrà fare doppio adempimento, quindi uno, dichiarare volume d'affari e reddito in base alla quota avuta nell'STP, ma versare anche il contributo soggettivo ed integrativo. Che succede se ci sono dei soci non professionisti? In questo caso la loro quota andrà riproporzionata fra i soci professionisti, perché il versamento del contributo dovrà essere garantito in forma piena. I temi legali e fiscali sono complessi ed in continuo aggiornamento. Variano da caso a caso, da persona a persona. Proprio per questo è facile cadere in errore. Insieme ai professionisti di myaccounting.it ho messo a disposizione un primo contatto gratuito per aiutarti e guidarti nelle tue scelte imprenditoriali. Ti basterà solo cliccare nel primo link che trovi qua sotto in descrizione. Ti aspetto e ci vediamo al prossimo video.